Intanto vorrei chiederle un commento caldo su questa edizione che ormai sta arrivando alla sua conclusione. Beh, un successo straordinario, supereremo i 340.000 visitatori, un 5-6% in più dell'anno scorso, in un tempo di crisi economica e sociale che certamente pesa e tra l'altro con un clima che è stato particolarmente ostile. Nonostante questo il Salone è stato uno straordinario successo di partecipazione di editori e di espositori, 1.400, di presentazione di libri, oltre 400, di partecipazione di pubblico, di partecipazione di giovani. Anche quest'anno il Salone del Libro si è confermato un grande appuntamento prima di tutto per i giovani. Io penso che sia straordinariamente confortante vedere migliaia e migliaia di giovani passare la loro giornata tra i libri, negli stand, comprare libri, leggere, quindi molto importante. Direi che questo evento conferma intanto quanto il Salone Internazionale del Libro di Torino ormai sia un grande evento nazionale e internazionale nel campo dell'editoria, ormai la più grande salone dopo quello di Francoforte su scala europea. E conferma quanto Torino ormai sia una grande capitale di cultura, perché il Salone del Libro è così importante, però non è il solo evento, anzi ormai non passa settimana che non ci sia un grande evento culturale. Abbiamo avuto Biennale Democrazia, il Festival del Jazz, il Salone del Libro, la prossima settimana inaugureremo la grande mostra dell'Ermitage a Palazzo Madama, poi ci saranno il Festival della Creatività Musicale Giovanile, poi una nuova iniziativa, anche questa inedita, il Beethoven Festival, per cui per 9 sere in Piazza San Carlo l'Orchestra Sinfonica della RAI ci regalerà le 9 sinfonie di Beethoven, poi i War Master Games, un grande evento sportivo internazionale ad agosto, settembre musica e Torino spiritualità riprenderanno a settembre, a ottobre artissime, l'arte contemporanea, a novembre il Torino Film Festival. Come si vede, una grande capitale di cultura. Ottimo, la ringraziamo.